l'idea dell'accumulo e questa è una domanda ben posta, perché in effetti c'è una tradizione analitica, c'è una tradizione analitica e dobbiamo, nel nostro istituto noi facciamo studiare la tradizione analitica, non solo Lacan, non solo Freud, ma molti testi, molti autori, e questa è la sua importanza. Chi è Melanie Klein ha fatto un repertorio delle fantasmatiche che non c'è in Freud, che è Melanie Klein. Chi meglio di Winnicott trova l'idea geniale dell'oggetto transizionale. Cioè, ci sono molti contributi che vengono ripresi e ci sono molti linguaggi. Ecco, io credo che l'esercizio che faccio fare agli studenti a volte, al primo anno chiediamo di studiare un caso della letteratura analitica, perché sono studenti che vanno con una pratica, faccio studiare un caso di letteratura analitica di un orientamento completamente diverso da quello lacaniano che è il nostro. E se da un caso che è espresso in un linguaggio completamente diverso, noi disegniamo delle cose che ci servono, capiamo una certa logica, ebbene vuol dire che qualcosa si trasmette. Quindi c'è un patrimonio di esperienza che si trasmette, no, al di là dei linguaggi. Credo che sia importante tenere una coerenza di linguaggio. Quindi tutta questa tradizione non si accumula nel senso dell'eclettismo, non si accumula come nelle scienze naturali, dove in fondo si accumula per progressione e noi non studiamo la storia. Non viene codificato. In che senso? Cioè trasformato in norme condivise, trasmissibili. C'è un problema di linguaggi, no? In fondo nella tradizione, nella storia della scienza, noi abbiamo un sapere che si accumula e che supera le fasi precedenti. Non abbiamo più la Galileo, ma vediamo un manuale, esatto. Manuale di fisica, e ci basta e avanza. Nella psicanalisi c'è una dimensione storica che dobbiamo avere presente, e dobbiamo cercare di leggerla, secondo me, attraverso una coerenza di linguaggio. Quindi non è un eclettismo prendere dentro l'esperienza della storia della psicanalisi, ma qualcosa che attinge filtrando e arricchendo il linguaggio in cui ci si trova. Ma credo che sia importante all'interno di questo la lunghezza storica, quindi l'acquisizione di una tradizione che è fondamentale, e la lettura all'interno di un linguaggio che ha un suo ordine, che ha una sua grammatica e che colloca gli elementi di esperienza in una certa posizione. Comunque non è una scienza. Questo direi assolutamente. Ne ambisce ad esserlo. Assolutamente no. No, perché la scienza, cioè, la scienza riguarda tutto ciò che è misurabile e ciò che è calcolabile. No? Noi facciamo dei progetti, facciamo dei calcoli, noi possiamo studiare, possiamo mandare un razzo sulla Luna perché calcoliamo dove esattamente andrà una certa rotta, eccetera. Quello che funziona nel soggetto umano è la sorpresa. Se alla NASA si fondassero su questo, lo rimanderebbero i razzi. E d'altra parte, invece, noi programmassimo tutto, faremo dei robottini che sono tutti uguali. Quindi nell'esperienza analitica, credo che il fatto importante sia la sorpresa, le cose nuove che si scoprono, che si trovano, che si inventano, anche se quelli che si costruiscono, e che non sono riducibili al calcolabile, che è comunque ciò che riguarda il campo della scienza. C'è sicuramente.